Il lato viola del ring e Lariatto presentano Un Lariatto al giorno. Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con Un Lariatto al giorno. È mercoledì e lo sapete perché stiamo andando un pochino a ritroso nel tempo, avanti, indietro, nella timeline della New Japan Pro Wrestling per scoprire quelle che sono state, quelle che in teoria sono a tutt'oggi, diciamo dei territori di sviluppo, delle branche di questa federazione gloriosa che dal 1972 sta tenendo banco e che è stata tante volte protagonista anche proprio di questi piccoli lariatto che vi possiamo regalare ogni mattina alle 8 da lunedì al venerdì su YouTube e su Spotify. Oggi andiamo a parlare della Lionsgate. Ovviamente la prima cosa che viene in mente con Lionsgate sono gli Young Lion. E questa è proprio l'idea che ha avuto la federazione nel 2016, se non sbaglio, quando ha lanciato questo nuovo prodotto, questa nuova idea, facendo, diciamo così, delle 13 in realtà, quindi c'è anche un numero abbastanza preciso, 13 puntate, 13 show, in cui hanno dato spazio ai giovani che stavano ovviamente mettendo fuori quelle che erano le loro qualità e quello che avevano imparato sostanzialmente lavorando nel dojo della New Japan. Chiaramente questa è stata un'idea abbastanza importante per mettere insieme, senza dubbio, dei nomi importanti, noti, conosciuti, che avevano già fatto tante cose. Viene in mente Yuji Nagato oppure Satoshi Kojima, che hanno fatto parte di tantissimi di questi show e si sono prestati proprio per lottare sia in singolo che in coppia, contro e insieme a questi lottatori Young Lion, ma c'era anche la possibilità di far arrivare degli ospiti. E per esempio il primo show è stato molto molto ricco, con una card che vedeva tantissimi lottatori della Pro Wrestling Noah, che ovviamente è una federazione rivale da un certo punto di vista della New Japan, ma con la quale ogni tanto si sono anche incontrate, hanno fatto quelle classiche due chiacchiere che poi hanno portato a show in comune, o comunque scambi, comunque situazioni interessanti. Cose che non sono ancora terminate, perché lo sappiamo, anche all'inizio del 2022, e soprattutto per chi lo sta ascoltando prima dell'inizio del 2022, ci sarà uno show combinato proprio tra New Japan e Pro Wrestling Noah. Peraltro, in quello show, nel primo show della Lionsgate, c'era anche un certo Kitamiya che, insomma, ultimamente si è fatto vedere abbastanza. Sostanzialmente questi show vedevano un numero variabile di incontri e vedevano i ragazzi andare in scena per trovare un attimino spazio, per cercare di fare esperienza, e questa cosa ha portato sicuramente alcuni di questi lottatori a essere protagonisti non soltanto in quel periodo, ma anche a tirar fuori le loro qualità un po' più avanti. Mi viene in mente sempre uno dei miei preferiti, Ren Narita, il quale oggi diciamo negli Stati Uniti a Strong sta facendo veramente molto molto bene ed è un prospetto da tenere d'occhio perché è davvero molto molto bravo. Insieme a lui c'erano anche Shota Umino e tantissimi altri che poi abbiamo visto di tanto in tanto anche entrare nel mondo della New Japan, sia pre che post pandemia. Quindi sicuramente è stato un territorio interessante che ha visto forse pochi show. Ufficialmente non dovrebbe essere ancora chiuso, quindi può darsi anche che qualcosa riprendano. È da un po' che in effetti non fanno niente, chissà, magari nel prossimo futuro sentiremo ancora parlare di Lionsgate. Per il momento quello che possiamo fare è cercare, insomma, di recuperare quelli che ci sono stati e anche andare a vedere un pochino com'erano all'inizio questi lottatori che oggi cominciano a prendere sempre più posto nella card. E sì, non sto scherzando, c'era anche Great Okan. Quindi se volete andare a vedere com'era Great Okan prima di essere Great Okan, mi sembra un ottimo modo. Grazie mille per aver ascoltato anche questo estratto della Lionsgate, venuto proprio con tutto il cuore da un lariatto potentissimo che abbiamo dato anche questa mattina e che siamo pronti a darvi ogni mattina alle 8 su YouTube e su Spotify. Continuate a seguirci, così come dovete seguirci e venire a interagire insieme a noi il martedì pomeriggio alle 18 con Lariatto, perché è davvero un programma interessante, parliamo del puro reso e di quella che è l'attualità di questa grandissima disciplina. Da Stefano è tutto anche per oggi, ci risentiamo molto molto presto, ci risentiamo ovviamente come sempre alla prossima.